Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nell'ampio sagrato di San Pio da Pietrelcina, qui a San Giovanni Rotondo. Oggi per raccontarvi quello che accadeva qui in questo luogo, due passi, nel convento dei frati minori cappuccini. Quanta gente veniva qui e chiedeva disperatamente una mano a Padre Pio. Tante le testimonianze che sono state raccolte da tanti testi, da tanti autori, abbondano anche di una serie di chiarificazioni, cioè la risposta di Padre Pio era per tutti la stessa: è Dio che ti ha fatto questa grazia, ringrazia Dio, non me. Preghiamo la Madonna delle Grazie, è lei che ti otterrà la guarigione, è la Madonna che ti ha guarita, io non c'entro per niente. A chi gli domandava un miracolo e poi lo otteneva, Padre Pio toglieva di botto la parola. Gli uomini non possono far niente, figlio mio. Poi, mostrando col dito il cielo, quindi facendo così, solo quello lassù. Quindi tu persevera nella preghiera, anch'io pregherò per te. Ecco la chiave dei suoi miracoli, racconta Maria Vinoska in questo testo, che ha scritto quando lui era ancora in vita. Egli pregava. Come avrebbe potuto Dio rifiutare qualche cosa a chi non gli rifiutava niente? Rimettiamo dunque Padre Pio nella sua realtà umana. Padre Pio prega, soffre, per il resto si rimette docilmente al Signore. Gli si chiede una grazia. Sì, figlio mio, pregherò per te. Ed è spesso un miracolo. Certe anime sono fatte così, che hanno bisogno di un corpo sano per lasciarsi trarre a rimorchio, chiedendo guarigioni fisiche. Padre Pio patrocina così le cause delle anime. Altre volte il miracolo non è nei disegni della Divina Provvidenza. Padre Pio non insiste, non è forse il servizio del più grande amore. Ciò che egli ottiene sempre, a meno che l'anima non sia ricalcitrante, è il santo abbandono che sorpassa il valore dei prodigi più spettacolari. Non si andava dunque mai in vano a San Giovanni Rotondo, scrive Maria, ma non è meno certo che i più bei miracoli di Padre Pio sfuggono a tutte le investigazioni. Noi ne conosciamo solo alcuni che un onesto pudore impedisce di manifestare, come se una testimonianza scritta potesse arrecare danno al segreto del re. Una persona che Padre Pio ha ricondotto mi ha nettamente rifiutato di pubblicare il suo racconto della conversione, scrive Maria Vinoska. Lasciamo questo. E prendo un virgolettato, forse la persona che gli ha raccontato: lasciamo questo al giorno del Signore che svelerà ogni cosa, mi ha detto. E sì, poveri meschinelli, siamo ridotti a raccogliere le briciole che cadono dalla tavola del re, ma almeno abbiamo la lealtà di confessarlo ai nostri lettori.